Time for Change, questo è il titolo di questo importante congresso sul quaternario che si sta realizzando, che si sta tenendo qua a Roma. È un congresso molto importante che tiene tantissimi delegati, che attira l'attenzione nostra ma anche della politica, dei decisori politici, e deve attirare l'attenzione anche della popolazione su questa tematica, sulle tematiche ovviamente che riguardano la natura, che riguardano lo sfruttamento sostenibile del pianeta, che riguardano anche la sicurezza delle comunità che vivono su questo pianeta. Infatti è un pianeta in cambiamento, soprattutto perché gli esseri umani si è una società che ha avuto negli ultimi 200 anni uno sviluppo incredibile sia dal punto di vista demografico che anche dal punto di vista industriale ed economico, e questo ovviamente ha delle ripercussioni sul pianeta. Chi meglio del geologo ovviamente però può studiare il passato per poter prevedere e prevenire il futuro, per poter capire come ovviamente saranno gli scenari futuri di questi cambiamenti che ora noi stiamo vivendo e che vediamo che sono di grande scala e di grande dimensione. La geologia sicuramente è una delle discipline più importanti che ci permettono non solo di conoscere il nostro pianeta, ma anche di comprendere da dove veniamo, chi siamo e dove dobbiamo andare anche come comunità di viventi. La geologia è fondamentale per comprendere come salvaguardare gli ecosistemi, ma la geologia è anche fondamentale per lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo del nostro paese e di tutto quello che è lo sviluppo tecnologico della società civile oggi sul pianeta Terra. Ovviamente noi abbiamo numerosi argomenti su cui noi dobbiamo in qualche maniera porre la nostra attenzione, ma soprattutto la dobbiamo porre con una visione diversa, con la visione della sostenibilità, no? Perché fino a ieri, anzi direi ancora oggi, noi tendiamo a cercare risorse e a sfruttarle in maniera, diciamo, senza una regola. Questo ovviamente non è un qualcosa che potrà a lungo essere compatibile con gli ecosistemi e soprattutto con questo pianeta, con lo sviluppo di questo pianeta e nemmeno con le comunità viventi. Quindi noi abbiamo bisogno di ricercare quindi nuove risorse che ci consentono di poter aumentare il nostro sviluppo tecnologico e di mantenere quello che è il nostro stato standard, diciamo, tecnologico e di vita, ma allo stesso tempo dobbiamo imparare a rispettare questo pianeta. La geologia ci insegna tutto questo, dal passato sul presente, guardando il futuro.